Dunque, qui ci sono due aspetti. Uno è quello che abbiamo già notato nella società e il secondo invece è quello che prevediamo che avverrà. Le persone che sostanzialmente non devono fare un lavoro obbligato, monotono, ripetitivo e hanno libertà di esprimere la propria creatività, tipicamente si rivelano essere dei grandissimi trascinatori sociali. Le più grandi scoperte dell'umanità sono state fatte da persone che non avevano alcun interesse dal punto di vista economico o comunque di profitto, sia nel campo scientifico che nel campo artistico. Non è mai stato un incentivo così forte quello del profitto. È sempre stato qualcos'altro, che era la volontà di connettersi con le altre persone, la volontà di migliorare la società, il senso di appagatezza nel sapere che che si è dato il proprio contributo per il miglioramento delle condizioni di vita degli altri. Ci sono anche studi antropologici che dimostrano che le zone del cervello che si abilitano quando c'è il senso di soddisfazione per aver aiutato qualcun altro è molto più grande rispetto al senso di autosoddisfazione quando, diciamo egoisticamente, uno soddisfa un piacere personale. E anche a livello chimico vengono rilasciate delle endorfine e delle sostanze in maniera molto più presente quando si aiuta qualcun altro. E tra l'altro anche nella società di oggi che è assolutamente malata con dei valori distorti, ci sono tantissime persone che fanno volontariato. Si calcola che più del 50% delle persone fa almeno 1 o 2 ore di volontariato di vario genere a settimana. E questa qui è una cifra abbastanza sconvolgente se si pensa a quanto noi siamo condizionati a sostanzialmente al profitto, alla competizione, a fottere la prossima persona e trattare gli altri male, perché tu devi guadagnare, tu devi avere un profitto, tu devi essere meglio degli altri e perché questa cosa avvenga, gli altri devono stare peggio di te. Ciononostante, noi sentiamo il bisogno di aiutare, di dare un contributo alla società. E sulla base di questo si può fare una proiezione di quello che faranno. Molto probabilmente la gente non farà cose ripetitive, stupide o non creative, ma si impegnerà il massimo per dare il proprio contributo. Questa seconda parte qui è più una speculazione che però si basa su dei fatti oggettivi che sono le proiezioni di oggi, diciamo. Si vede come questo movimento sia globale, sparso a livello di virus in tutto quanto il pianeta, e trascende razze, religioni, classi, culture, e sostanzialmente è la stessa cosa che tutti quanti sentiamo, il bisogno di voler aiutare e voler contribuire al miglioramento della società. E questa cosa permea qualunque cultura, proprio perché è un trigger che viene attivato durante la nostra vita. Nel momento in cui interagiamo con altre persone, perché siamo animali sociali, animali razionali, siamo degli zoonpoliticon, in questo momento noi per il fatto che interagiamo e che siamo inseriti in un contesto societario sentiamo il bisogno di dare un contributo. Molto spesso poi veniamo deviati a dare questo contributo a un gruppo molto specifico e molto piccolo, ristretto della popolazione, quindi prevaricando, trattando male gli altri e sostituendo un sentimento di positività a uno di negatività e di egoismo, ciononostante molti continuano ad avere questo senso di voler fare del bene, voler aiutare. E questa cosa qui è oggettivamente riconosciuta a livello mondiale. Quindi io assolutamente non penso che sarà un problema quello che farà la gente quando non dovrà lavorare. Piuttosto mi chiedo la cosa opposta: se dobbiamo continuare questo sistema di schiavitù ad infinitum, che cosa ci porterà? Secondo me porterà al collasso sia psicologico che fisico, cioè porterà a un collasso psicofisico della società e della specie umana, perché non possiamo realizzare quello che effettivamente siamo. E il nostro box mentale continua a essere sempre più chiuso e veniamo sempre più specializzati a sapere solo quella cosa lì e a mai espandere i nostri orizzonti di pensiero, di conoscenza e di attivazione. È come, non so se avete sentito un aneddoto che racconta sempre Jack Fresco.
Lui fa un esempio classico, che in passato in un documentario era stata intervistata una signora africana che vive in un posto dove praticamente deve camminare con una brocca sopra la testa per 4 ore per arrivare all'unico pozzo che c'è nella zona e riempie la brocca d'acqua e poi per 4 ore torna indietro a casa e usa l'acqua per cucinare. E quando diciamo, questa persona, questa equipe che mi sembra fossero una equipe della BBC, quindi inglesi, televisione nazionale inglese, intervistò la signora con il traduttore, ovviamente gli chiesero: lo sa che noi potremmo installarle un sistema rubinetto che le darà l'acqua direttamente a casa, così non dovrà fare più la strada per andare a raccogliere l'acqua, eccetera, eccetera. È contenta di questo fatto? E la signora dice: no, è assolutamente orribile, perché nel senso, io la mia vita, io passo 4 ore per andare a prendere l'acqua. Se voi mi date l'acqua qui a casa, qual è il senso della mia vita? Non ci avrò più niente da fare. Lei identificava la sua vita col lavoro che faceva e quindi aveva paura che avendo l'acqua direttamente in casa, lei perdeva utilità per il marito e quindi poteva essere sostituita. Questo qui è un esempio classico di come la tecnologia può spaventare. È difficile immaginare come sarà la vita dei nostri figli quando la tecnologia sarà molto più sofisticata di quella che abbiamo adesso, dove il computer riuscirà a ragionare più velocemente di una persona e farà il manager delle compagnie. E le persone non faranno più il manager della compagnia. Il manager è una delle prime cose che saranno, diciamo, sostituiti e così via.